della Dinaim. Luca nei suoi scritti descrive cinque racconti di rianimazione. Due sono contenuti negli Atti degli Apostoli. Si tratta di una donna adulta che muore e viene rianimata da Pietro, e di un bambino che cade dal finestrone lì dal piano superiore e viene rianimato da Paolo. Poi nei Vangeli abbiamo il racconto del servo del centurione che viene guarito a distanza e il racconto della figlia del capo della sinagoga che muore e Gesù la rianima. E poi c'è quello di Nain su cui noi siamo da 8 settimane. Insomma. Questi racconti praticamente seguono tutti lo stesso cliché. Cioè, ci sta una situazione di grossa miseria dell'uomo, di grosso bisogno, di povertà, diciamo così, a tutti i livelli dell'uomo, lì si rappresenta immancabilmente Gesù, o chi lo rappresenta nel caso degli apostoli. Operano un segno di potenza, perché quelli non sono miracoli, sono proprio, siccome la Chiesa si è formata inizialmente in un ambiente giudaico, in un ambiente che conosceva tutte le 2000 anni di profezie, e allora chiaramente questi racconti mirano tutti a far capire che in Gesù Cristo si realizzano quelle profezie. Quindi ci sta questo unico cliché. Quindi c'è una stazione di potenza divina e poi il racconto termina sempre con una folla o comunque gli astanti, quelli che stanno presenti lì, che vengono presi da timore. Solo nel racconto del caso di Nain, tra il momento in cui viene operato, diciamo così, il miracolo, e il momento in cui quelli che sono presenti vengono presi da timore, viene interpolato un piccolo ostico, cioè una piccola, un ostico sarebbe la parte di un versetto, e precisamente quello che dice lo restituì a sua madre. Per farvi un esempio, io avevo preso anche il racconto della figlia del capo della sinagoga. Leggiamolo. Tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Ma Gesù, avendo udito, rispose: non temete, soltanto abbi fede e sarà salvata. Giunta alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, fuorché Pietro, Giacomo e Giovanni, il padre e la madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei, ma Gesù disse: non piangete, non è morta, ma dorme. Vedete, torna sempre sul fatto che per Gesù la morte non è qualcosa di definitivo. E essi lo deridevano, sapendo bene che era morta. Ma egli le prese la mano e disse ad alta voce: fanciulla, alzati, il solito verbo. La vita ritornò in lei, si alzò all'istante e gli ordinò di darle da mangiare. I genitori furono sbalorditi. Vedete, si fermerà, la bambina viene rianimata. Immediatamente Gesù dice: datele da mangiare. Perché? Perché secondo voi un racconto che si racconti che sono altamente allegorici, Gesù dice: datele da mangiare? È perché si dà da mangiare solo ai vivi, per dimostrare che era vivo. Perché praticamente il cibo è indispensabile per la vita. Quindi tra la vita e la capacità di nutrirsi c'è una relazione profonda. Tant'è vero che quando Gesù compare agli apostoli sul lago di Galilea, Gesù dunque cosa si fa portare? Si fa portare un po' di pesce, in modo che quando questi mangiano insieme
vabbè. E poi scusami, quindi, anche perché effettivamente era passato pure un po' di tempo, aveva pure fame, secondo me. Vabbè, questo quindi praticamente per inquadrare il racconto. Per capire bene l'importanza di questo stico, restituì il fanciullo alla madre, perché a me sembra una cosa ovvia, dice il bambino, e un figlio di quella poverina, e è rianimato e quindi viene restituito alla madre. Ma la situazione invece è molto 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 importante, perché ricominciamo da capo. Nelle lezioni precedenti abbiamo visto che l'uomo, simboleggiato dalle figure di Adamo ed Eva, è praticamente sedotto dalla menzogna satanica. Adamo siamo tutti noi, Eva siamo tutte voi, e praticamente la menzogna satanica che cos'è? È instillare nella coscienza degli uomini il fatto di essere autosufficienti, di essere autosufficienti per la salvezza. Tutti la vogliono la salvezza. Ebbene, quindi ci sta questa menzogna, in seguito alla quale Gesù, Dio chiama Eva e le dice: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i tuoi figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. Cioè, queste non sono un castigo, queste parole, ma sono l'inizio dell'atto redentivo di Eva. Dio poteva distruggerla, basta, non la distrugge, ma non la distrugge, ma inizia un atto redentivo. Tant'è vero che fin dall'inizio dici: io vorrò in amicizia da te, e la donna, la stirpe, e questa stirpe poi ti schiaccerà. Cioè, la donna, nella mente di Dio, nel progetto salvifico di Dio, non viene mai meno a quella vision che Dio ha della donna. Cioè, Dio ha creato la donna con una ben precisa finalità, con una ben precisa missione, e Dio non torna sui suoi passi. Aspetta che si creino le condizioni necessarie per questa redenzione. Però sto fatto che egli ti dominerà, che noi abbiamo spiegato poi a livello biologico e così via, non significa assolutamente che Dio vuole che l'uomo domini, comandi sulla donna. E c'è stata una lezione, non so se era quella scorsa o due volte fa, che io spiegavo un pochino la condizione della donna in tutte le religioni. E che cosa è successo? È successo che la donna, dovendo, avendo una missione di generare la persona, perché gli uomini non li hanno fatto. Quindi sono le donne che hanno, quindi essendo la culla dell'umanità, è chiaro che concepire, allattare, far crescere, partorire, compagnia bella, sono tutte cose che non possono permettere di andare a caccia, di lavorare, e quindi deve dire per forza la donna. E lui gliela ha fatta pagare cara. Sto fatto io dopo ti mantengo, però tu. E, insomma, ma Dio, guardate, non è mai stato dalla parte dell'uomo in questo senso proprio qui. Sì, perché io parlando delle religioni, toccai anche l'ebraismo e abbiamo letto delle cose un po' orripilanti, però venivano tutte dal Talmud, cioè dalla riflessione rabbinica sulla scrittura, non dalla scrittura. Però questa mentalità antidonna che si è sviluppata in tutte le culture è stato qualcosa di così radicale che è riuscita ad infiltrarsi un pochino addirittura nella scrittura. Per esempio, non sono mai nominati, infatti.
Per esempio, nel libro dell'Esodo, a un certo punto si parla del sabato, delle varie festività, la prima è quella del sabato. Questo discorso sul sabato viene ripetuto una seconda volta anche nel Deuteronomio, in modo più esteso, però io ho scelto la versione dell'Esodo perché è più breve. E siamo al capitolo 20 di Esodo, e Dio dice così: ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che è presso di te. Nella versione del Deuteronomio addirittura dice: né il tuo asino né la tua asina. Insomma, praticamente manca una sola persona in questa regola. Non è vero, non è vero. Non dice né tu né tua moglie, né tu né la tua donna. Dice: tu non lavorerai. Gli ebrei, diciamo, razionali, dicono: nell'uomo è compresa anche la donna, perché essendo marito e moglie una sola cosa, quindi la cosa vale anche per... Ma guardate che gli ebrei ortodossi, quelli che per esempio abitano in quei quartieri di Mershanim, non so se ci siete mai stati a Gerusalemme, dove ci stanno i gravi bucoloni, che quando vedono un non ebreo si voltano di spalle, perché solo guardare un gentile può provocare impurità. Questo versetto lo interpreta nella lettera, dice: no, è l'uomo che non deve lavorare. Ha mangiato, stata mangiata, cucinata, stata cucinata, l'acqua qualcun altro a pegliare, i bagni qualcun altro a pulizzare, che lo deve fare? La donna. La donna, non è una cosa bella. La donna in questo modo viene, alla donna viene tolta anche proprio una dignità. Oltre che a trattarlo come una serva, viene tolta proprio la dignità di persona, perché rispettare il sabato vuol dire stare in una certa condizione con Dio, e non è perché una donna non ce lo sta, insomma, o meno ancora una moglie. Questo però è il rabbino. Questo qui sta scritto nella scrittura, era una certa teologia rabbinica, perché era quello che ha peccato, era stato il prima, è quello che ha seduto Adamo, è quella che è stata creata per secondo, e comagna bene. Noi però queste cose io non ce ne ho tutto, hanno interpretato in tutto altro senso. Ora, io volevo dirti, guardate, questa mentalità tipica di una cultura patriarcale, di pecorà, insomma, che chi lo faceva, insomma, a un certo punto, non è condivisa assolutamente dalla scrittura. Voi pensate che nella scrittura, in particolare in quella ebraica, quindi l'Antico Testamento, c'è una continua, come devo dire, presenza di donne di grosso calibro. Pensate alle eroine che hanno avuto una valenza salvifica per Israele. Ve ne sapete ricordare qualcuna? Esther. La regina Esther. Però anche Giuditta, però anche Noemi, poi anche Ruth. Però sono pochi. Se per esempio leggete la storia di Mosè, vedete che quando Mosè nasce e poi viene messo sul Nilo, ci compaiono 7 figure femminili. Queste 7, la madre, la nutrice, la sorella, la promessa, la compagna. Sono tutte figure che operano per la vita, mettono a rischio se stesse come è, per salvare. Contemporaneamente compaiono 7 figure maschili che stanno solo ed esclusivamente a parlare di guerra, di morte, di violenza, di uccisione e così via. Pensate un pochino alla profezia, quanto è importante la profezia nell'esperienza ebraico-cristiana. Ci sono state delle grandi profetesse in Israele. Sì,
la profetessa Anna, quella però ci appartiene a Gesù, che praticamente aspetta la apolutrosis. Apolutrosis significa il riscatto che si paga per gli schiavi. Qual è il riscatto tu che si paga per gli schiavi, per noi cristiani? È la croce. E quindi già la sua attesa è superiore a quella di Simone, perché invece aspetta solo la paraclesis, cioè la vicinanza di Dio, insomma, che è importante, ma che è quello che è ancora di più. Ma ci stanno personaggi tipo, per esempio, Deborah, che è giudice in Israele, Maria, la sorella di Aronne e di Mosè, che è profetessa. C'è la profetessa Pulda, che è quella che praticamente ha presieduto alla costruzione del secondo tempio, quando gli ebrei tornano da Babilonia, e fanno, siccome il primo tempio era stato distrutto, fanno le cose. Chi è che dice come salta a fare? È una profetessa ad un certo punto. E allora, vedete, se le cose stanno in questi termini, come si fa a sostenere che Dio sarebbe per una superiorità dell'uomo? Volevo leggervi anche dei piccoli brani del profeta Isaia, perché Isaia sembra un profeta estremamente evangelico. Per esempio, nel testo di Isaia, capitolo 10, noi leggiamo: guai a coloro che fanno decreti iniqui e scrivono in fretta sentenze oppressive. Pensate a quelli del Mira e Ayatollah, per legare la giustizia ai miseri, per frodare del diritto i poveri del mio popolo, per fare delle vedove la loro preda. Vedete, in Isaia la figura femminile nelle vesti di vedova appartiene agli Anawà, cioè agli Anawim, viene ancora plurale, cioè ai poveri di Yahweh, dei poveri che appartengono a quelli di cui Gesù dirà beati i poveri, perché di essi il regno dei cieli. E ancora, sempre in Isaia, più avanti, al capitolo 49, dove leggiamo: ascoltatemi, o isole. Isola, nel linguaggio biblico, significa nazione, popolo, quindi tutti quanti, non solo gli ebrei. Udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come una spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita e mi ha riposto nella sua faretra. La freccia, la spada, che cosa rappresentano? La parola. La parola di Dio. E chi questa parola la accoglie viene posta nella faretra. La faretra sarebbe la paradigma, che sarà un certo dubbio, insomma. Però al centro chi ci sta di queste persone a cui Dio si sta rivolgendo? Sono quelle in cui, nel cui seno Dio tesse la vita. Allora questo Dio è a favore della vedova, questo Dio è a favore della donna intesa come vedova, è a favore della donna intesa come madre. E ancora, sempre in Isaia, al capitolo 55, o voi tutti assetati, al capitolo 54, non temere, perché non dovrai più arrossire, non vergognarti, perché non sarai più disonorata, anzi dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza, perché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti il suo nome, tuo Redentore è il Santo di Israele ed è chiamato Dio da tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'anima afflitto io ti ho richiamato, dice il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Ed Eva è stata sposata da Dio in gioventù. Eva ha sbagliato, però Dio non la ripudia. E allora vedete come nella scrittura, se noi avessimo l'abitudine di leggere questa scrittura, noi possiamo capire che
Dio è lungi dunque dalla continuare da considerare Eva la colpevole perché ha peccato per primo, perché sa quella dama dove stava la mia e non per poco peggio di essa, insomma, non so se mi spiego, insomma. Vabbè, questo quindi per farvi capire come Dio, quando si rivolge ad Eva, figura mitologica, ma questo vale per tutti, per tutte, si rivolge per iniziare un discorso redentivo. Questo discorso redentivo si sviluppa nei secoli con i profeti, i patriarchi, le matriarche e compagnia bella, insomma. Quando è che risulterà pienamente effettuato? Con la venuta con Maria. Per Luca. Quando Gesù prende quel bambino, lo rianima e lo dà alla madre. Eva è redenta. Eva è redenta in qualche modo prima di Adamo. È lei che ha peccato per prima. Lei però è redenta per prima. E guardate dunque che. Dunque il versetto dice: Eloken auton timitera timiteri autu, che viene tradotto restituì il bambino a sua madre. Ma questo è un oristo del verbo didomi. Didomi significa dare, donare, offrire. Restituire invece si dice apodidomi ed è diverso. Infatti, se andate a leggere il racconto di Zaccheo, quando Zaccheo dice io restituirò il 40% delle mie entrate, allora troverete il verbo apodidomi. Quindi là la traduzione non è tu restituì il bambino a sua madre, ma donò il bambino a sua madre. Chi mi vuole spiegare perché questa differenza? Perché era nata una nuova vita. Quando è scesa Luna, Anna Maria, bravo. Perché praticamente quel bambino non è più, non appartiene più a quel fiume che abbiamo studiato e ricordato, la vedova è una che partorisce, che genera, ma genera solo scusate per la morte. Perché? Perché tutti vanno verso quella porta che è Thanatos. E allora ecco, arriva Gesù, la prima cosa che fa, lui blocca questa specie di fiume che va inesorabilmente verso la porta, cioè verso Thanatos. Ricordate la volta scorsa abbiamo detto Gesù si afferma proprio a due, e blocca i portatori, cioè blocca l'azione di Thanatos. E allora quel bambino rianimato non è che riceve solo bios, la vita biologica, lui morirà poi come tutti quanti gli altri, però nel momento stesso in cui morirà risorgerà una vita nuova, Zoe, la vita tua terra, la vita tua di Dio. E allora questo bambino non appartiene più a quel vecchio mondo dove si genera per Thanatos, ma appartiene al mondo nuovo che è il regno di Dio portato da Gesù Cristo. Allora capite che non possiamo tradurre restituisci, perché tradurre restituire significa di prima, di tornare a tutto quello di prima. Allora Gesù Cristo che ha fatto, insomma. Invece bisogna tradurre per quello che dici te, aspettate che qui nessuno sorveglia più la responsabilità, poiché Girolamo scrive in latino in un certo modo, ma non lo sa, allora, imparano. Perché praticamente a un certo punto affermate poi la Bibbia ci fece dovuto delle eresie. Solo che fino a una persona mi ha detto che ti avesse ascoltato in ambiente, un certo ambiente, ma disse guardate amici questo corso biblico, sarà ad andare, ma non finisce mai questo corso biblico, insomma. Ma chi è questo? No, non lo so, anche se lo sapesse non me lo direi, ma non me lo voglio dire che
Invece serve a tutti, così. Se uno può capire qualcosa di Gesù. Allora ecco che Gesù è una crescita intellettuale, a parte tutto. Però mi interessa la fede. Mi interessa la crescita della fede. E le due cose sono collegate, perché se conosciamo certo, conosci più. Quindi praticamente con questo gesto Gesù riporta Eva in quella visione con cui Dio l'ha creata. Dio dove l'ha vista in un certo modo, da sempre l'ha pensata in un certo modo, le ha dato una certa dominazione, facendo quel gesto Gesù restituisce ad Eva completamente la sua dominazione. Cioè, tale e quale gli ha dato la dell'Iraq. Allora vedete, solo Gesù Cristo è uno veramente che è vero che noi dovremmo proprio essere innamorati di Gesù Cristo, dovremmo veramente parlarne a tutti, dovremmo imparare a conoscerlo bene e così via. Però qualcuno di voi potrebbe dirmi, che è rimancato bene? Sì, benissimo. Qualcuno di voi potrebbe dirmi, se tutto quello che dici va benissimo, ma come la mettiamo con San Paolo? E con tutto quello che lui dice a proposito delle donne? Sì, infatti sottomessi al... questo potrebbe anche essere giusto. No. Non so scherzare. No. Praticamente... che Paolo, anzitutto, da un punto di vista teorico, cioè proprio teologico, in ben due lettere scrive che in Gesù Cristo non c'è più greco o giudeo, non c'è più libero e schiavo, non c'è più uomo e donna. Perché? Perché siamo tutti una sola cosa in Gesù Cristo. Se però siamo tutti una sola cosa in Gesù Cristo senza nessuna differenza, come fanno a essere ontologicamente diversi dai laici? Come fanno i preti, no, e noi però abbiamo un carattere particolare che ci è stato impresso. Ma dove hanno impresso? Siamo tutti uguali se mi parla di funzione, se mi parla di missione, se mi parla anche di vocazione, io sono perfettamente d'accordo. Ma loro sono tutti diversi. Ma è uno strumento. Questo sono d'accordissimo. Va bene. Quindi da un punto di vista teorico. Da un punto di vista pratico, Paolo è uno di due che le donne le tratta molto bene nella comunità, perché praticamente a Cenfe, che sarebbe una delle due comunità di Corinto, c'è una diaconessa famosa, come si chiamava? Paolo dice ci sono delle apostole. Il termine apostolo nel Nuovo Testamento significa uno che sta diretta sul livello dei 12. Mi sapete dire qualche nome di apostola? La Maddalena. Però di Maddalena Paolo non parla poco e niente. Per esempio, ci stanno tutta la sorta di provvedenze tra i romani. E in più Paolo dice che le donne in chiesa possono profetizzare però a capo coperto. Perché? Che alzavano troppo la testa. Che non alzano troppo la crista. Perché praticamente lui dice: se non vi volete coprire il capo, allora tagliate i propri capelli. E scrive queste cose ai Corinzi. Sì, praticamente profetizzare significa nella comunità voi potete parlare,
potete scrivere. Oggi noi diremmo potete fare anche l'omelia, potete leggere il Vangelo, così. Però a capo coperto c'è un motivo storico, perché a Corinto le donne avevano i capelli lunghi normalmente, poi si facevano frecce e compagnia. Quali erano le uniche donne che si tagliavano i capelli e se li facevano a Zazzer? Corinto era piena. Erano gli unici due modi per una donna di sfuggire l'oppressione maschile: o la prostituta o la lesbica. Sì. E pensate a Saffo, la scuola di Roma, e come. Allora io dicevo, sì, mi volete sopportare più, insomma, una certa cosa. E allora, queste sono le uniche due vie per praticare. E com'è che la prostituta è successa? Fatemi parlare, dopo cortesia. Quando nasce a Corinto, perché dire a una donna tu sei una di Corinto è la peggiore offesa che si potesse fare. Quando a Corinto nasce una chiesa e in questa chiesa le donne possono parlare, possono esprimersi, in greco guardate che le donne non valevano proprio niente, leggetevi qualcosa di Platone quando dice che servono una sola cosa le donne, però anche a quel livello sono meglio i giovanetti di 12 anni, insomma. Quindi la donna non era proprio, valeva niente in Grecia. Allora viene una comunità cristiana in cui la donna può addirittura parlare di Dio. Pensate Paolo quando nomina la madre e la nonna di Timoteo e dice ricordati da chi tu hai appreso la Sacra Scrittura. Per cui una donna può profetizzare, una donna può essere teologa, una donna può insegnare. Mi pare giusto quello che si metta questa. E quindi praticamente sia a livello teorico sia a livello pratico Paolo ha un comportamento che è tutt'altro che antifemminista, insomma. Allora come dite, allora ci hanno detto sempre delle menzogne. No, siamo sempre al solito appunto, cioè mo vi do la lettera ai Corinzi. E siamo al capitolo 10. No, capitolo 11. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come io ve le ho trasmesse. Tradizione nel secolo T maiuscola. Voglio però che sappiate che di ogni uomo Cristo è il capo. Di ogni donna l'uomo è il capo. E capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto manca di riguardo al proprio capo, ma ogni donna che prega o profetizza a capo scoperta manca di riguardo verso il proprio capo, perché è come se fosse rasata. Io già vi ho spiegato che significava come se fosse rasata. Quindi, dunque, c'è Dio, c'è Cristo, c'è l'uomo e poi prima passa tutto, c'è la donna. Paolo vuol dire questo? No, ha scritto che fa lei. Cosa lo sappiamo? Che fa lei. Perché se Paolo avesse voluto dire che il capo della donna è l'uomo, nel senso che l'uomo è superiore alla donna, l'uomo è da comandare, prima è da obbedire, eccetera, eccetera, ma anche se oggi ecco, praticamente avrebbe usato dei termini come despotes, diocrinites, epistates, epistates, colui che sta su. Ma Paolo non usa questi termini qui. Paolo nella sua lettera dice telo imas eidone, voglio che voi sappiate oti pantos andros e che fa lei o Christos, che Cristo è il capo di ogni donna. Kefale in greco significa testa,
Testa, questa qua. Ah, ma perché Paolo dice dunque che di ogni donna il capo è l'uomo? Perché? Chiaramente le donne hanno una testa. No, perché. E non funziona sempre, quindi chiaramente. No, perché. Che ci sia qualcuno, perché da Genesi. Io, questo però lo dicono i musulmani. Infatti una donna, un uomo musulmano può sposare una donna cristiana, perché essendo musulmano è in grado di guidarla. Ma una donna musulmana come fa ad essere guidata da un cristiano? E quindi le donne non possono sposare i cristiani, ma sono musulmani. Per questo quello che vinse la medaglia d'oro ai 10.000 km via le Olimpiadi, rinunciò a potersi sposare, non per amore, come ha detto Cavascena, ma ha fatto perché altrimenti non si poteva sposare, se non poteva passare qualche brutto guai, ah signore, questa è la verità. Testa, in greco che fare, qualcuno sa in ebraico com'è? Rosh. In ebraico Rosh significa testa nel senso il capo, principio. Ma significa anche scaturigine, sorgente. Tant'è vero che il primo dell'anno è detto Rosh Hashanah, cioè il capo dell'anno, di tutti gli altri due successori. E allora Paolo praticamente con questo discorso vuole dire che nella Chiesa cristiana la famiglia si deve organizzare sul modello che noi troviamo descritto in Genesi quando Dio fa l'atto creativo. C'è un Dio che ha una certa visione, un certo progetto salvifico e crea Adamo. Poi volevo fare qualcuno ma con la monocamia, tra addormentarsi che cosa significa? Tu come se giustizia, insomma. E partendo non dal fango, come è accaduto per Adamo, ma partendo dalla carne, dal soma, di crea due tema. Allora Eva è colei che è stata tratta da Adamo, per cui Eva è Zerknegdo, uno che gli sta di fronte, quindi alla pari dignità di Adamo, però Adamo ha un certo compito. Ma ce n'ha altro, e tutto per fare la volontà di Dio come mi ha creato. Solo questo vuol dire, perché se noi leggiamo in altro modo, poiché sta scritto che il capo di Cristo è Dio, significherebbe che abbiamo due dei, uno di sei anni e l'altro di sei anni. Invece sappiamo benissimo che Cristo è la stessa cosa, chi vede me. Sono due similitudini. E allora ad un certo punto sono due similitudini. Ad un certo punto, quindi se Dio è capo di Cristo, però Dio è Cristo sono la stessa cosa. L'uomo è capo della donna, però l'uomo e la donna sono la stessa cosa. E allora, come vedete, Paolo non è un antifemminista. Siamo solo due che non conosciamo il greco, purtroppo. E di conseguenza rischiamo di dire tante stupidaggini, di dire ciò ai preti e noi di imparare tante stupidaggini, non dico preti non in genere, perché ringrazio sempre Dio che ci stanno, che sempre stessi cose, o per essere tanto caro sto ragazzo. Molto, sì, molto. Molto spirituale. Mi ha invitato l'altra volta quando gli ho portato un aiuto per i poveri, ma continuate, non smettete mai di fare quello Scusami. Che fa. Mo stasera è passato di lì e ha detto bravo, bravi. Quindi veramente lui ha accolto non solo diciamo a livello di stanza questo nostro stare l'ha fatto con molto posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Sì. Questo passato. Ma un ebreo di quell'epoca questo passo l'avrebbe capito in questi termini? Un ebreo di quell'epoca? Cioè un ebreo sicuramente credo di aver capito, sì, ma un greco, un pagano no. Non l'avrebbe capito no. Però tieni conto dunque che in San Paolo, noi leggiamo, San Paolo dice sempre, fratelli, voglio che non restiate nell'ignoranza, per cui vi dico eccetera eccetera. San Paolo fa il catechista, San Paolo fa l'esegeta, San Paolo fa il teologo e compagnia bene, e non lo fa solo lui.
perché anche Aquila e Priscilla fanno la stessa cosa, però viene sempre nominata prima Priscilla e poi Aquila. Il che significa che nella comunità di Corinto era più importante Priscilla del marito. Va bene, questo quindi per quanto tu riguarda il problema della donna. Quindi praticamente con questo, finalmente stasera abbiamo capito qual era la finalità che Luca si proponeva, proponendoci in chiave allegorica il racconto della vedova d'Unaio. Arrivando a questo punto però il testo non finisce, perché continua dicendo: e laben de phobos pandes kai et oxazon ton theon de gontes oti profetas megas egerte en imine. Cioè, tutti traduci il testo italiano, furono presi da timore, ma phobos in greco non significa timore, significa paura, significa terrore, significa una paura forte. Tanto è vero che, se ricordate, quando Dio si manifesta sul Sinai, tutti gli ebrei che stanno alla base del monte, che cosa fanno? Piangono, si mettono le mani in testa, si prostrano per terra, questi da terrore. Se ricordate il racconto del Tabor, della trasfigurazione, Pietro, Giacomo e Giovanni, quando sentono quella voce, che fanno? Si mettono per terra, che la capandella, di mano in capo, molti hanno avuto di paura. Quando nel giorno di Yom Kippur il sommo sacerdote entrava nel santuario per offrire l'incenso e il sangue dell'agnello a Dio, in quel momento lui era profeta, e quindi era possibile che Dio gli facesse qualche rivelazione per tutto quanto Israele. La gente, ci scrive Fabio Giuseppe in Antichità Giudaica, era totalmente terrorizzata da questo momento. Tutti quelli che stavano nel tempio si mettevano per terra con le mani in testa, piangevano, si lamentavano, se la facevano sotto, insomma, perché avevano paura, il terrore della... io dico, un Dio che, come abbiamo visto in queste 8 settimane, si presenta a noi come padre, un Dio che si presenta ancora più come madre, un Dio che si presenta come eudochia, cioè come buona volontà, come buona disposizione verso le persone, un Dio che è ad un amore, un Dio che manda suo figlio, perché le promesse che egli ha fatto vengano realizzate. Ma come si fa per paura di questo Dio? E allora tu, che cos'è sta paura? Da dove viene? La non conoscenza. Noi non conosciamo il nostro Dio. Se lo conoscessimo, l'avremmo disperatamente. Ecco, non ho ancora risposta a questa qui. Non c'è una buona conoscenza, perché penso si trova troppa enfasi sul fatto peccato, colpa, punizione, eccetera eccetera. Insomma, il problema invece vero non è questo, è la paura del soprannaturale, anche del qualcosa che non puoi controllare, che non puoi vedere, insomma, che quindi di qualcosa che non rientra nei tuoi schemi. Sì, ma se tu sai che questa qualcosa è buona nei due riguardi, perché devi mettere paura, insomma? Questo soprannaturale. Perché il problema non è Dio, il problema siamo noi. Perché dice la scrittura che Ophéos fosse stim, Dio è luce. E allora, se Dio è luce, quando si fa presente, e si fa presente come abbiamo imparato proprio con questo racconto, dovunque ci sia miseria, perché Dio è misericordia. E allora, se Dio è misericordia, dovunque c'è miseria, Dio si fa presente e si fa presente come luce, è chiaro che la luce non permette di nascondere assolutamente nulla. Quello ci fa paura. Noi possiamo quindi fare
mostrarci, manifestarci, farci conoscere con Magnapello, intanto in uno modo. Praticamente, però poi, almeno parlo di me, che voi non lo so, poi ognuno che sa, ci sono anche così, non è tutt'oro per le luci, insomma. E allora ecco, Dio però si manifesta, non perché guarda che tu l'abbiamo fatto dagli altri e poche bambine, insomma, ma si manifesta perché lui è luce e noi dobbiamo pigliare atto. E a questo riproposito, siccome questo problema è stato sempre posto dai dubbi cristiani, Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 3, scrive: in questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualsiasi cosa esso ci rimprovera. A posto di cuore metteteci coscienza, ed è la stessa cosa. Dio è più grande della nostra coscienza e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, eccetera, eccetera. Quindi, qualsiasi cosa la nostra coscienza dovesse rimproverarci, ricordiamoci sempre che Dio è più grande della nostra coscienza. Noi dobbiamo cercare quanto più è possibile di non peccare. Ma se poi dopo ci carino, 7 volte 1 al giorno, no? I giusti, il migliore, praticamente Dio 7 volte al giorno ci perdona, altrimenti non ci ha impedito di perdonare a 70 volte il dolore. Va bene, è chiaro quindi il discorso della paura. Un'ultima cosa, ed essi pensavano che un grande megas, vedete che significa profetessa, un grande profeta era sorto, cioè si era innalzato. Chi è il profeta? Gesù Cristo. Gesù Cristo è detto. Gesù. Sì, sì. Loro però non lo sapevano. Perché in Israele dunque c'è una rivelazione che noi troviamo nel libro del Deuteronomio. Siamo al capitolo 18, che dice così: il Signore, state ben attenti, il Signore tuo Dio susciterà per te, cioè a tuo favore, in mezzo a te, questo lo dice Luca, Ennio Mini, in mezzo a noi, in mezzo ai tuoi fratelli, un profeta pari a me. Nel testo greco, pari è isos. Credete che significa isos? Uguale. E chi può essere un profeta, per quanto grande possa essere, come fa ad essere pari a Dio? Ed è un unico profeta. A lui darete ascolto. Quindi Dio susciterà in mezzo a te, a tuo favore, un grande dono profeta, pari a me, a lui darete ascolto. Ora in Israele ci stavano Elia. Due interpretazioni. Una diceva: questo personaggio che deve venire di natura profetica è il Messia. Quindi identificavano il grande profeta con il Messia. E questa gente che ha visto quello che Gesù ha fatto, qualche cosa nella vita, insomma, ha cominciato a intuire. Si pone delle domande, ma chi è questo? Insomma. Poi c'era invece un'altra corrente che diceva: no, sono due personaggi distinti, però verranno insieme nello stesso momento. Poi in Gesù Cristo noi abbiamo capito che invece avevano ragione di quella prima. Ok? Vabbè. Allora, ringraziando a Dio, dopo 8 settimane abbiamo finito questo racconto. Ora, la settimana prossima, giovedì prossimo, è l'ultimo giovedì che noi abbiamo a disposizione, perché poi ci rivedremo tutta quanta, ci sarà tutto il periodo natalizio.
Che cosa vogliamo fare? Quelli lo dietro. Che io ho iniziato un racconto. Per esempio, io inizio il racconto dei discepoli di Emmaus, che è di una bellezza incredibile. E che faccio? Inizio, poi stanno in un ruolo. Ma tanto comunque già ricominciamo un capo perché e sarebbe avete una bellezza ci sta un regalo no 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 noi molti di voi mi avevano chiesto di fare delle domande. Noi possiamo vederci giovedì e facciamo preparate delle domande, però naturalmente dobbiamo essere tutti di natura biblica, che mangi uno e secondo se io sono capace di rispondere. Però se poi ci sta qualcuno che vuole rispondere, non si può fare questo, ok?